News. Bilancio e tasse, lunga serata di consiglio comunale, ieri a Lavagna con le posizioni di Caveri, Lavarello, Sanguinetti. Tappa costosa, fuori luogo visto il momento di crisi, investire 160.000 euro per la tappa del Giro d'Italia Sestri-Levante e la posizione del consigliere di minoranza Conti. Esempio virtuoso, la Virtus Entella è stata protagonista di un servizio andato in onda in un programma di Rai 1 in seconda serata. Turismo, obiettivo comune, ieri sera a Rapallo si sono incontrati tutti i sindaci del Tigullio per programmare gli eventi senza contrapposizioni. La cultura e la tavola, nuovo progetto del comune di Chiavari per coinvolgere gli over 65 anni, tre itinerari socioculturali sono in agenda ad ottobre. Dedicato ai quattro zampe, successo per la festa del cane tenutasi a Calcinara di Uscio e promossa dalla nuova amministrazione comunale. Buonasera ai telespettatori del TG Tiguglio, apriamo con una notizia giunta da poco in redazione, lutto a Sestri Levante dove nel pomeriggio è deceduto Aldo Rivolini, ex vice sindaco della città, figura molto nota negli ambienti della politica sestrese dove è stato impegnato per anni nella Democrazia Cristiana, è stato assessore comunale, ha ricoperto varie cariche, lascia la moglie e due figlie. Ora voltiamo pagina e parliamo del Consiglio Comunale che si è tenuto ieri sera a Lavagna, una lunga seduta, si è parlato in particolar modo di bilancio e di tasse. Sentiamo in particolare le posizioni di Caveri, di Lavarello e di Sanguinetti. È stata respinta dal Consiglio Comunale di Lavagna la questione pregiudiziale e i voti sul bilancio sono stati contrari da parte dell'opposizione. Durante la seduta di ieri sera il gruppo Uniti per Lavagna ha ribadito le perplessità e confermato che approfondirà nelle sedi opportune se l'indisponibilità della documentazione citata nella pregiudiziale costituisca una lesione delle prerogative dei consiglieri comunali, ha detto il capogruppo Mauro Caveri. Questo è il manifesto che verrà fisso in città, mani nelle tasche degli italiani, primo bilancio del sindaco Sanguinetti, una manovra ingiusta, iniqua, con sorprese amare per le famiglie, si legge. Ieri sera Caveri ha chiesto, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento per il funzionamento del Consiglio, la sospensione della discussione e il rinvio della deliberazione della pratica relativa al bilancio. La documentazione depositata a disposizione dei consiglieri non è completa, manca il piano degli indicatori di bilancio, ha spiegato, non c'è traccia neppure del documento che riporta il sistema degli indicatori finanziari. Questa è la replica del sindaco Pino Sanguinetti. Per noi certe situazioni hanno davvero dell'incredibile. Tra l'altro parlare di preventivo ai primi di ottobre non è colpa nostra e neppure dei predecessori, ma del sistema. E poi il bilancio in ogni caso è stato preparato per 6 mesi dall'ex amministrazione e per 2 e mezzo da noi. Non si possono pretendere voli pindarici. Purtroppo la situazione delle casse comunali in questo momento non ci permette di fare diversamente ed è un passaggio obbligato. Capisco chi ci accusa di essere una sorta di commissari. Siamo arrivati a giugno, io mi prendo le mie responsabilità fra un anno. Finora non è colpa nostra, aggiunge il primo cittadino. L'aliquota IRPEF è allo 0,8% e la TARI articolata è rimasta praticamente invariata, però cambia la parte variabile. Abbiamo deciso di dare una mano ai commercianti alla luce della crisi in atto, prosegue il sindaco, ma contiamo di intervenire quanto prima anche per le famiglie. Inoltre l'amministrazione ha approvato lo stanziamento di 70.000 euro a favore di ATP e dice ancora il sindaco, qui mi sarei aspettato una discussione per la salvaguardia dei lavoratori e per analizzare come migliorare il funzionamento del trasporto pubblico e peraltro mi aspetto quanto prima di poter affrontare il tema a livello comprensoriale, vorrei incontrare anche gli altri comuni azionisti. Per quanto riguarda invece il Movimento 5 Stelle, il capogruppo Alessandro Lavarello dice per la TARI non è prevista la riduzione dei costi rispetto al 2013 neanche a fronte dell'introduzione del porta a porta e dichiara per l'applicazione delle tariffe vi è stato un orientamento ad una diversa distribuzione del carico sulle utenze domestiche e non domestiche. Ciò aiuta da una parte chi l'anno scorso è stato più colpito, ma il rovescio della medaglia è che oggi si va a distribuire questo onere sulle utenze domestiche, cioè le famiglie. L'augurio è che si possa nel 2015 fare una programmazione differente. Il mio argomento si è spento all'età di 37 anni, Stefano De Filippi, originario di Sestri Levante, affetto da atassia, era il figlio di Maria Litani, presidente dell'AISA, l'Associazione Italiana Sindrome Atassiche della Liguria. Domani alle 15.30 i funerali nella chiesa di San Bartolomeo della Ginestra a Sestri Levante.
Per commemorare il primo anniversario del crollo del ponte di Carasco, il gruppo dei non morti della Fontana Buona organizza per il 22 ottobre una fiaccolata in ricordo delle due vittime, Claudio Rosasco e Lino Gattorna. Alle 21 verranno distribuite le fiaccole in piazza Umberto I a Carasco, quindi partirà il corteo che attraverserà via Roma per raggiungere il ponte di San Pietro di Sturla. 160.000 euro per la tappa del Giro d'Italia a Sestri Levante sono troppi, lo sostiene Marco Conti, consigliere di opposizione in città, che a tal proposito ha presentato una mozione. Vediamo. Il consigliere comunale di opposizione Marco Conti, Popolo per Sestri, si scaglia contro l'ipotesi della tappa del Giro d'Italia 2015 Rapallo Sestri Levante. È folle e assurdo che in questo momento di grave crisi economico-finanziaria la Regione Liguria possa chiedere al comune di Sestri Levante di contribuire con 160.000 euro, 150.000 a Rapallo, all'organizzazione della tappa Rapallo Sestri Levante in programma il prossimo 11 maggio 2015. I sindaci di Rapallo e Sestri hanno ammesso forte perplessità di fronte a queste richieste e hanno già fatto capire che limiteranno il proprio contributo economico. In particolare il sindaco Bagnasco ha già fatto sapere che più di 40.000 euro non è disponibile a dare, prosegue Conti. Dalla Regione Liguria all'ennesimo atto di arroganza e di mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini già pesantemente colpiti da una tassazione elevata, senza contare che una simile contribuzione può avere effetti nefasti nei confronti degli equilibri di bilancio, in particolare sulla spesa corrente che a Sestri Levante è già elevata di suo. Per questo motivo, conclude Conti, ho presentato urgentemente una mozione in Consiglio Comunale per impegnare il sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale a comunicare alla Regione Liguria l'indisponibilità di uno stanziamento così sproporzionato, limitando la propria contribuzione fino a un massimo di 40.000 euro, che appare più che sufficiente. E restiamo nella città dei Due Mari, intervento di riqualificazione tra Lungomare Descalzo e Lungomare Brera. È incominciato l'intervento infatti nel tratto di passeggiata della rotonda di Sant'Anna, che collega le due porzioni di lungomare già rinnovate, così da completare l'intero waterfront della città. Il progetto dell'intervento, curato dal servizio comunale di progettazione, è finanziato con risorse interne, ammonta complessivamente a 100.000 euro, come informa l'assessore ai lavori pubblici ed demanio Giorgio Calabrò. Fino a ieri circa 570 metri quadri dell'area erano pavimentati con lastre di travertino ed il verde presente era costituito da pitosfori ad alberello ed una vecchia tamirice. Sul lato mare 5 pali di sostegno delle bandiere ed un'illuminazione costituita da 3 proiettori provvisori posti sui pali stessi. La realizzazione dell'intervento avrà una durata di circa 3 mesi ed assicurerà il raccordo altimetrico tra i due tratti di passeggiata, consentendo in caso di necessità l'accesso dei mezzi meccanici all'arenile. La cronaca: un imprenditore palermitano residente a Casarza Ligure ha denunciato un furto ai carabinieri. Ignoti si sono introdotti in un deposito ed hanno rubato materiale edile per costruzioni ed utensili elettrici per un valore di 10.000 euro. Indagini sono in corso. Parliamo di calcio, ma non soltanto, perché la Virtus Entella è stata protagonista della trasmissione Petrolio, andata in onda su Rai 1 lunedì sera. Vediamo. Ma allora, da dove possiamo ricominciare? Chi può dare il calcio d'inizio alla nuova partita del calcio nazionale? Vogliamo forse ripartire dalla nostra straordinaria provincia italiana, quella che nasconde talenti e passioni. Volete un caso emblematico? La città di Chiavari, in Liguria, ha una squadra che si chiama Virtus Entella. Ebbene, è arrivata alla Serie B suscitando il grande entusiasmo nazionale. È diventato un caso. La Virtus Entella in seconda serata su Rai 1. È accaduto lunedì sera con un servizio andato in onda all'interno di Petrolio, il programma di Duilio Gianmaria, che ogni settimana affronta attraverso alcune inchieste e reportage un tema tra quelli di stretta attualità. Il tema della scorsa puntata è stato la crisi del calcio italiano, un viaggio a 360 gradi tra le possibili cause e i rimedi necessari. Il servizio di 5 minuti sulla Virtus Entella è stato registrato qualche settimana fa a Chiavari. Il club biancoceleste è raccontato attraverso i successi della prima squadra, con la cavalcata fino alla Serie B, ma anche per quelli che sono stati gli ottimi risultati del settore giovanile e del settore marketing. Nella puntata intitolata Calcio d'inizio, la società di Via Gastaldi è stata proposta come antidoto ad un calcio che ormai sta attraversando, per svariati motivi, un periodo di crisi.
Nel corso della trasmissione interviste al direttore generale Matteo Matteazzi, alla responsabile del comitato per i festeggiamenti del centenario biancoceleste Sabina Croce, al portiere Andrea Paroni, al tecnico Luca Prina e ai difensori Michele Russo e Cesar e al collega del secolo XIX Domenico Marchigiani. Tiguglio, pendolari stipati sul treno regionale 11.256 del mattino. Ogni giorno centinaia di pendolari e studenti si recano al lavoro, a scuola, all'università, utilizzando questo treno in partenza da Levanto che tocca le stazioni del Tiguglio e Golfo Paradiso e in modo particolare nella tratta Rapallo-Genova viaggiano stipati. Così il consigliere regionale Armando Ezio Capurro, che interviene e presenta un'interrogazione urgente al presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, per perorare la causa di quelle persone, e sono tante, costrette a iniziare la giornata, dice, nel peggiore dei modi, ammassati sul treno per arrivare nel capoluogo genovese. Parliamo di turismo, obiettivo comune tra i sindaci del Tiguglio che si sono riuniti ieri sera a Rapallo. Vediamo allora com'è andato l'incontro. L'obiettivo è la calendarizzazione collettiva dei principali eventi turistici, così da evitare sovrapposizioni che portano solo ad una inutile frammentazione dell'utenza potenziale. E quanto emerso ieri sera all'Excelsior Palace Hotel di Rapallo, per la prima volta tutti i sindaci del Tiguglio si sono riuniti intorno allo stesso tavolo per analizzare insieme le prospettive territoriali in ambito turistico. Unica assenza quella di Lavagna, dove era in corso il Consiglio Comunale. All'incontro di Rapallo si è parlato anche dello sviluppo di un sistema di mobilità pubblica elettrica e quello di una rete promozionale a regia unitaria. Un'idea concettualmente simile alle vecchie aziende di promozione turistica, ma che possa integrare e condividere l'intera offerta del territorio. Prossimo appuntamento con tutti i sindaci è fissato per il 15 ottobre. Ed invece domattina alle 10 anche l'assessore alla formazione e bilancio della Regione Liguria Pippo Rossetti parteciperà all'inaugurazione della nuova sede del progetto Levante nella Marina di Chiavari. Il progetto, finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Piano Giovani della Regione, prevede la formazione di 3 figure professionali nell'ambito dell'economia del mare: il coordinatore dei servizi di porto turistico, il service manager del diporto ed il tecnico turistico del diporto. Oltre alla creazione del sistema Tiguglio per qualificare e promuovere l'offerta di servizi al diportismo nautico e al turismo sul mare. Ricordiamo gli automobilisti: fino al 17 ottobre si procede a senso unico alternato lungo la provinciale 225 della Fontanabuona all'altezza del comune di San Colombano Certeno. Lì sono infatti in corso lavori per una nuova condotta fognaria. L'amministrazione di Chiavari organizza durante questo mese di ottobre degli itinerari socioculturali tesi a promuovere ed incentivare il coinvolgimento attivo degli anziani, offrendo momenti di aggregazione e socializzazione. La partecipazione è gratuita e comprende visita guidata, ingresso ai musei, pranzo e trasporto. Ma per saperne di più vediamo insieme il servizio. Parte una nuova iniziativa a firma del Comune di Chiavari, si chiama La Cultura e la Tavola. Si tratta di itinerari socioculturali. Sì, un progetto nuovo che abbiamo portato avanti in collaborazione con Maria Stella Mignone, un progetto quindi con risvolti sociali ma anche culturali. Lo scopo è quello di dedicare questo progetto quindi agli anziani residenti nel comune di Chiavari, con particolare attenzione per chi ha più di 65 anni, e lo scopo è quello di favorire un momento di divertimento, di aggregazione, di socializzazione, ma anche di conoscenza e di valorizzazione di quello che abbiamo qui vicino, nell'entroterra, le meraviglie appunto che tante volte non andiamo a vedere perché non sappiamo della loro esistenza. Ecco, di fatto in questo mese di ottobre sono in programma 3 escursioni fuori porta. Esattamente, la prima sarà il 16 di ottobre e sarà dedicata a Borzonasca, in particolare l'abbazia di Borzone, il volto megalitico lì vicino, con una puntata poi a Chiavari, a Caperana, presso il laboratorio della sedia di Chiavari dei fratelli Levagi, che rappresenta il fiore all'occhiello per Chiavari. Ci sembrava giusto incontrarli, vedere come effettivamente vengono prodotte e quindi conoscere questa realtà importante.
Successivamente il 24 di ottobre ci sarà dedicata alla Val Graveglia, quindi con visita di Nascio, di Cassagna, che è una città splendida medievale, e poi la scoperta di un laboratorio che produce testi e testetti in terracotta per la produzione e la cucina dei testaglieux, e una visita all'Ascito Cuneo a Calvari con la guida di Renato Lagomarsino. Per finire, nella parte del Levante, quindi Velva, Masso, la scoperta del 30 di ottobre, la scoperta appunto del Museo Contadino, del Museo Minerario, e anche il sentiero alla scoperta dei mulini della zona. Tutto sarà gratuito, quindi offerto dal comune, e sarà comprensivo del trasporto, del pranzo, quindi cucina tipica genovese, della visita guidata e degli ingressi ai musei. Occorre prenotarsi come? Allora, sarà necessario scaricare da internet o ritirare presso gli uffici dei servizi sociali a San Francesco il modulo di iscrizione e presentarlo all'ufficio protocollo presso l'atrio del comune. Il termine ultimo per l'iscrizione sarà il 10 di ottobre e si darà appunto priorità a chi prima si è iscritto e chi presenta i criteri di residenza nel comune di Chiavari e un'età superiore ai 65 anni. 54esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, per il primo anno di apertura il MUCAST, Museo Archeo Minerario di Castiglione Chiavarese, tramite l'amministrazione comunale ha predisposto un'iniziativa di promozione dedicata proprio agli appassionati di questa fiera. Infatti, per chi visiterà il MUCAST presentando il biglietto d'ingresso del salone potrà entrare con tariffa agevolata. Il museo è stato inaugurato circa un anno fa, il 28 settembre, ed è regolarmente aperto al pubblico da metà aprile di quest'anno. È ospitato nell'ex scuola della località Masso in via Giuseppe Mazzini. Attualmente il museo è aperto la domenica con visite guidate alle 10.30, alle 14 e alle 16. Sono possibili aperture straordinarie anche per piccoli gruppi negli altri giorni della settimana. E Santa Margherita Ligure è stata scelta per ospitare l'evento European Yacht Award 2014, considerato dagli esperti del settore l'Oscar dell'industria nautica. Si tratta di un concorso internazionale riservato alle sole barche a vela, che si prefigge il compito di premiare all'interno delle novità presentate nell'anno di riferimento le migliori barche a vela progettate. Sono coinvolte le più autorevoli riviste europee. L'evento si terrà nei giorni successivi al Salone Nautico di Genova, dal 6 al 9 ottobre, tre giorni durante i quali 15 giornalisti del settore saranno ospitati dal gruppo albergatori di Santa Margherita Ligure, dalla società Progetto Santa Margherita e dal comune. Il provvedimento è stato approvato stamattina in giunta, che ha altresì deliberato un contributo di 500 euro a favore del gruppo albergatori di Santa Margherita Portofino per il servizio gratuito di bus navetta verso e dalla Fiera di Genova, a disposizione degli ospiti delle strutture ricettive cittadine. Adesso invece vi portiamo a Calcinara di Ulcio, dove domenica scorsa si è tenuta una grande festa dedicata agli amici a quattro zampe. Ecco allora come si è svolta la giornata. Successo ad Ulcio per la manifestazione Cani in Passerella, festa dedicata agli amici a quattro zampe promossa da Marta Caprile, capogruppo di maggioranza in comune. La manifestazione è cresciuta ed ha portato novità a partire dal titolo Festa del Cane. L'evento si è tenuto nell'area verde Ciancroso di Calcinara ed è stato realizzato in collaborazione con l'associazione Viva Dogs Attività Cinofile. La giornata è iniziata con le Dog Olimpiadi realizzate dagli istruttori cinofili Valentina Lagomarsino, Ilaria Delle Piane, Andrea Conca e Valentina Grazioli. Circa 50 partecipanti che si sono destreggiati tra prove di agility, obbedienza e fiuto. Sul podio, per il percorso extra large dedicato ai cani di taglia grande, primo posto per Perla, secondo Rosita, terzo posto pari merito Mirto ed Argo. Per il percorso small dedicato ai cani di medio-piccola taglia, primo posto per Kuma, seconda Ginevra, terzo posto Duper. Dopo lo spazio la sfilata dei cani con ben 80 partecipanti e diverse categorie premiate, tali e quali obbedienza, fashion, il bullo del quartiere, simpatia, giovane conduttore, mini, maxi, il più giovane, il più anziano, il più fifone, che squadra, il gruppo più numeroso e infine il cane che arriva da più distante, che è stato Poppy da Pavia. Legato alla festa anche il menù del cane, che ha visto la collaborazione dei ristoratori che hanno permesso di degustare durante il pranzo specialità tipiche. Gli organizzatori ricordano anche che la sfilata ha coinvolto anche i randagi in cerca di casa, grazie ai
volontari dell'associazione Amici del Cane Onlus. Marta Caprile stila dunque un bilancio positivo dell'evento, ringrazia tutti per il supporto organizzativo, anche suo papà dice che l'ha seguita in tutta l'organizzazione ed il comitato festeggiamenti di Calcinara per aver permesso lo svolgimento della manifestazione nell'area verde ed ancora i commercianti che hanno contribuito alla realizzazione del Montepremi sostenendo così l'evento promosso dal comune. Parliamo di un'altra iniziativa. Dopo il successo delle prime due edizioni svoltesi a Napoli nel 2012 e Firenze nel 2013, l'Associazione Italiana Biblioteche promuove la terza giornata nazionale delle biblioteche, meglio nota come Biblio Pride. Aderito all'iniziativa il Sistema Bibliotecario Urbano di Sestri Levante, che con la collaborazione degli educatori dello Spazio Gioco e del Salotto Letterario Penisola San Marco, ha organizzato una serie di incontri rivolti ad adulti e bambini che si svolgeranno durante questo mese di ottobre e anche nei primi giorni di novembre. Le date relative ai singoli appuntamenti verranno comunicate di volta in volta settimanalmente. La proposta si articola anche nei comuni di Lavagna e Casarza Ligure grazie alla forza sinergica delle quattro biblioteche coinvolte nel progetto. Sul portale del Sistema Bibliotecario Urbano di Sestri Levante è scaricabile una bibliografia tematica sui libri, letture e biblioteche. I lettori troveranno in tutte le biblioteche coinvolte nel progetto una mostra tematica, quindi a Casarza, a Lavagna, a Riva Trigoso e naturalmente a Sestri Levante. E intanto domani alle 14 presso la Biblioteca Civica Vago di Santa Margherita Ligure gli scolari delle classi quinta A e quinta B della elementare Scarsella festeggiano i loro nonni invitandoli all'incontro Bertoldo e Giufa sfida all'ultimo proverbio. L'iniziativa rientra nel progetto Età Libera Invecchiamento Attivo dell'Auser Liguria. E adesso parliamo di vela, perché nella fine settimana torna la Coppa dell'Orso di Vela, manifestazione organizzata dallo Yacht Club di Chiavari. Vediamo il servizio. Questo fine settimana lo Yacht Club di Chiavari organizza la Coppa dell'Orso, ma è un appuntamento tradizionale per chi ama la vela. Siamo giunti alla 46esima edizione, e non è poco, ed è una regata stupenda, è una costiera che va da Chiavari a Porto Venere, notte a Porto Venere e si riparte da Porto Venere domenica per l'arrivo a Chiavari. È una regata stupenda sia per il panorama che per le difficoltà, la scelta del percorso, le difficoltà tattiche sono interessanti. Per cui è una regata molto amata, a tutt'oggi abbiamo quasi 60 iscritti, che con i tempi che corrono è veramente un bel numero. Allora, sabato 4 e domenica 5, per chi fosse interessato a vedere quantomeno la partenza, cosa deve presentarsi là dal porto? La partenza è alle ore 8 a Chiavari ed è alle ore 8 a Porto Venere. Poi nella sera a Porto Venere avremo un rinfresco con la premiazione di giornata, con i premi offerti dal Comune di Porto Venere che ci patrocina, e in quell'occasione avremo la presentazione di un libro interessante perché è un parallelo tra la finanza e la meteorologia, e a cura dell'Associazione Italiana Private Banking, che farà anche omaggio di una copia del libro a tutti gli armatori. È iniziato l'autunno, ma lo Yacht Club Chiavari prosegue le proprie attività. La Coppa dell'Orso, come è stato il Marina Yachting che si è svolto due settimane fa, insieme al Regata Sociale Memorial Caselli, fa parte del campionato Vela d'Autunno. È il primo anno che viene istituito, approfittiamo di avere tre regate a così breve tempo in modo da fare una specie di classifica finale per le barche che hanno partecipato a tutte e tre le regate. Bene, noi così ci salutiamo, grazie per aver scelto la nostra informazione che torna domani alle 12.45. Io vi lascio al meteo, a Zoom, questa sera ospite della nostra trasmissione il chiavarese Matteo Carapellese, titolare di CM Casa Sicura di San Salvatore, una professionalità locale che contribuisce alle indagini per la risoluzione di casi come quello di Yara Gambirasio, analizzando i filmati, estrapolando con un particolare software ogni minimo dettaglio che possa essere utile alle indagini. E poi, come sempre, vi ricordo che se volete potete rivedere in replica questa edizione del
del TG Tiguglio alle 20:20 sul canale 117 Tiguglio TV. Poi trovate le notizie anche sul nostro sito www.entellatv.net, sulla nostra pagina Facebook, su Twitter, e trovate il TG Tiguglio anche sul canale YouTube. È davvero tutto, grazie per l'attenzione, una buona serata. Benvenuti al meteo, ecco le previsioni per domani, giovedì 2 ottobre. Una bella giornata autunnale, mite e serena almeno sulle coste. Nell'interno il sole sarà disturbato da temporanei addensamenti anche consistenti nelle prime ore del mattino. Venti da nord e nord-est moderati o forti al mattino. Le temperature previste: sulla costa 14 la minima, 25 la massima, nell'interno 13 la minima, 24 la massima. Mare poco mosso o mosso.